Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, video spesa. Questa volta ho cambiato un po' modalità per girare il video, quindi spero che comunque vi piaccia. Fatemi sapere nei commenti se preferite così o se preferite che filmo direttamente solo i prodotti. Una spesa bella grande con un sacco di offerte Eurospin. Quindi non mi perdo in chiacchiere come al mio solito. Se sentite rumori strani, stanno facendo i lavori, portate pazienza. Allora, frollini tipo i pan di stelle, questi qua li abbiamo già presi altre volte, sono molto molto buoni. Vi mostro già questa cosa qua che abbiamo preso per Nala, così poi riesco a liberare il tavolo. Questo è praticamente un porta traversina per quando magari capita che siamo fuori casa o comunque lei deve rimanere in casa. Noi le lasciamo sempre la ciotola con l'acqua, il mangiare e ovviamente una traversina se dovesse scapparle un po' di pipì. E abbiamo trovato molto carino questo perché noi non abbiamo il pavimento, abbiamo il legno e quindi se la pipì esce dalla traversa rovinerebbe il un po' duro aprire, ma tanto rimarrà aperto. Rischierebbe di rovinare il pavimento, quindi questo qua è un sostegno praticamente dove ha appunto dei bordini, vedete, ha proprio il bordo, quindi anche se esce un po' di pipì è comunque giusta giusta per la traversa, 60x60, quindi ci è piaciuta come idea, non l'avevamo mai vista in giro e l'abbiamo presa. Questa qua la potete trovare a 7,90 euro se non erro. Poi Ricky si è preso questa birra con la tequila, tipo la Desperados se non mi sbaglio. Yogurt, che lo prendo sempre, quello tipo da bere, buonissimo. L'ho preso alla banana e ho preso anche un altro gusto che quando trovo vi farò vedere. Mi pare maracuja e mela, però dopo controlliamo. Quindi questa alla banana. Succhi di frutta per Federico per la scuola, mela e banana questo e pera questo qua, costano 1 euro e ce ne sono 6, quindi sono 6 a confezione ovviamente. Poi fette biscottate dolci tipo le pan monviso, comunque quelle lì diciamo più conosciute, più pubblicizzate, queste dell'Eurospin sono molto simili, quindi anche queste sono molto buone. Poi si è un po' spiaccicato a un certo punto, ma abbiamo voluto provare questo cremosissimo dolce morbido senza lattosio grazie alla stagionatura naturale, formaggio bavarese di pasta molle, quindi abbiamo voluto provarlo, mi sembrava un formaggio delicato, io amo i formaggi delicati, quindi ho voluto provare. Poi pomodorini. Poi ho preso queste due cotolette per Federico di prosciutto, lui le adora, fatte alla piastra o fatte in padella, sono molto buone. Le ho prese sia prosciutto cotto e mozzarella, queste qui blu, e queste qui prosciutto cotto semplice. Sono pronte in 5 minuti, per quando siamo un po' di corsa sono ottime. E se non erro 1 euro al pacco, quindi ogni pacchettino 1 euro. Passata di pomodoro. Federico mi ha chiesto delle briochine per la scuola, quindi gli ho preso i plum cake, anche questi erano in super sconto, se non erro meno di 1 euro, sui 79-80 centesimi, e ce ne sono 10 all'interno. Poi c'erano un sacco di offerte 1+1, quindi abbiamo preso due pacchettini di insalata russa a 1 euro, formaggio tipo Philadelphia che costa sempre sui 79 mi pare centesimi. Poi maionese gigante in offerta 1 euro, mezzo chilo. Un ombrellino per Ricky perché il suo si è rotto, così se lo porta a lavoro, rigorosamente blu, 3,99 euro questo qui. Incredibile, mi ricordo tutti i prezzi. Poi Brie de France, già preso una volta, ve lo consiglia Riccardo perché io non lo mangio, non mi piace, però lui sì. E stava a 1,20 euro. 1,20 euro o 1,30 euro al massimo, però è molto buono. Poi ho preso le rotelle di liquirizia. Sto facendo danni. Poi le digestive, questi biscotti qua sono fantastici. Io non amo i biscotti la mattina, vado più per i cereali. Però questi qua sono molto delicati, non sono troppo dolci, mi piacciono molto.
È un bel paccone da 400 grammi ed era in offertissima a 1 euro, quindi dovreste trovarlo anche voi. Poi qua c'è un altro formaggio Philadelphia. Ho voluto provare questo l'oro del campo estratto di avocado con mela, pera e spinacio. Mi ispirava anche perché non è super liquido e ha dentro appunto succo di mela, pera, avocado, spinacio, quindi vi farò sapere. Poi abbiamo preso 3 litri di latte, questo qua della Land lo prendiamo sempre ed è buonissimo. E poi da tenere quando finiscono appunto le merende per Fede, ogni tanto prendiamo la cioccolata che è tipo la Nutella, e visto che in tante me l'avete chiesto, questa non fa il liquido sopra. Al Bennett mi è capitato che avesse quel liquido sopra trasparente, non mi ispirava per niente, non l'ho presa. Questo qua non lo fa, è proprio tipo la Nutella, quindi a noi ci troviamo molto bene e gli somiglia veramente tanto, quindi mi sento di consigliarvela. Primo sacchetto andato, passiamo prima a questo che è più leggero. Allora, qua abbiamo altre merendine, queste qua sono le ciambelline, sempre per più che altro per la scuola. Poi c'è il paccone di parmigiano, questo qua è gigante da 200 grammi, sta un euro, no, 2 euro, sui 2 euro più o meno. E poi Ricky ha voluto, perché era in offerta a 1 euro, il pecorino romano DOP grattugiato, questo era in offerta. Poi ho preso una confezioncina di rosmarino da tenere per dare gusto ai piatti. Poi paccone di pane, sono, mi sfugge il nome, bocconcini? Non lo dice. Spaccatina, le spaccatelle. Poi, okay, sto cercando di mettere tutto bene in ordine, che ci sia tutto. Camomilla, l'avevo finita e ogni tanto di sera mi piace rilassarmi con un po' di camomilla, e ero già in crisi 2-3 giorni che non ne ho più in casa. Stavo facendo la tisana, però la camomilla ogni tanto mi aiuta a rilassarmi, a dormire meglio, soffrendo un po' di insonnia. Poi salumi, abbiamo preso un po' di mortadella, ultimamente non la mangiavo mai, ma mi va un po' di mortadella. Poi abbiamo preso la spianata piccante per Riccardo e il crudo, sempre per Ricky e anche Fede. Poi ho preso la margarina, questa qua 100% vegetale con pochissimi grassi, costava veramente poco, sui 80 centesimi. Poi ho preso i fogliettini, quelli assorbicolore per la lavatrice che avevo terminato. Lo stracchino stava sempre in offerta a 1 euro, ci sono un sacco di cose a 1 euro, quindi se volete approfittarne trovate tanti prodotti a 1 euro. Poi abbiamo preso queste per Halloween per fare un po' sorridere Federico. Sono dei cervelli di caramelle, vedete, per Halloween, visto che comunque quest'anno non credo faremo grandi cose, uno sfizietto. Poi Ricky si è voluto prendere i cachi, io li odio. Sono buoni, lo so che il gusto è buonissimo, ma li potete dare frullati con il gusto di caco, sì, ma proprio il caco in sé, la consistenza non mi piace assolutamente, quindi non riesco proprio a mangiarli. Avevo l'odio già a scuola quando me lo inculcavano un po' a forza. E niente, quindi 4 cachi, erano anche questi in sconto. Poi carta igienica, anche questa in offertissima a 1 euro e a 2 veli, ed è anche profumata al talco per 1 euro, insomma ho sbagliato forse a non prenderne 2 pacchetti. Poi traversine per Nala in offerta a 2,99 euro, veramente poco, ce ne sono 15 se non erro, sono 60x60 da mettere appunto sulla base che abbiamo acquistato. E 2 mozzarelline, anche queste erano in offerta 2 a 1 euro, quindi le abbiamo prese. Secondo sacchetto andato, passiamo al terzo, non meno importante e anche bello pesante. Allora, qua c'è un mix tra Eurospin e il cinese, che solitamente
utilizziamo, andiamo per i detersivi, perché comunque cose di marca che conosciamo, che ci piacciono, a poco prezzo. Quindi tra l'altro sono contentissima perché gli ho dato la tessera piena di punti e praticamente la spesa che ho fatto dal cinese, che vi farò vedere dopo, non l'ho pagata, quindi spettacolare. 20 euro avevo di buono per la tessera punti e quindi ho preso tutto gratis, sono felicissima. Allora, carote, continuiamo con Eurospin. Carote, zucchero, che era finito, bananozze, mele. Queste qua verdi sono le mie preferite, perché quelle rosse ogni tanto sono farinose, non mi piacciono. Non c'è più spazio. Poi, vabbè, gli altri 2 litri di latte non sto tirando fuori. Patate. Poi ho preso questa confezione famiglia di fusi di pollo. Questa qua era 3,50 euro. In offerta perché sono 878 grammi, quindi quasi un chilo. Allora metto qua. Poi cos'altro c'è dell'Eurospin? Qua c'è un'altra passata, che mettiamo qui. Ne ho prese 3 passate di pomodoro. Ah, qua c'è l'altro yogurt di cui vi parlavo, mela e mango, non era maracuja, mela e mango, ed è buonissimo, ho già preso anche questo. E basta, perché poi qua c'è l'altro litro di latte che mettiamo qui e direi che tutte queste altre cose sono del cinese. Qua c'è anche là ancora un altro litro di latte, finito. Quindi questo è Eurospin e ho speso sui 70 euro tutte queste cose, quindi da un'altra parte avrei speso più di 100 euro perché mi è già successo. Ora vi faccio vedere le cose del cinese, se riesco a fare spazio, che ho preso gratis. Allora, dal cinese abbiamo preso questo bagno della Nivea e Care e Relax, ha un profumo che è spettacolare. Sono in una fase della mia vita in cui, essendo in dolce attesa, devo annusare tutto, perché se poi mi dà fastidio l'odore sono capace anche proprio a dar di stomaco, quindi mi è piaciuto tanto, ne ho annusati diversi e questo era quello che mi piaceva di più. Poi abbiamo preso 1, 2 e 3 sacchi dell'immondizia rigorosamente viola, c'è pure i sacchi dell'immondizia, ragazzi, sono messa male. Poi abbiamo preso 2 pacchi di salviette per Federico principalmente, o per necessità varie. E queste qua stavano a pochissimo, 69 centesimi al pacchetto, quindi proprio poco poco. Poi tenete conto che prendo queste qua, che diciamo non sono, cioè io mi sono sempre trovata bene, sono senza alcol, però fosse per il culetto del bambino andrei a prendere un prodotto ovviamente più di qualità. Noi li principalmente usiamo quando si sporca le mani giocando, magari così veloce, si vuol dare una pulita, queste cose qua, quando fa le sue merende nella tenda e si sporca le manine, non per cose intime, ecco. Quindi poi Dove, questo qua è per Ricky. Poi si è preso anche il bagno doccia per lui. Ho preso questo scovolino qua per pulire le cose a fondo, oppure la grattugia del parmigiano quando ho il pezzo, per queste cose qua, insomma era un accessorio da cucina che mi mancava, quindi l'ho visto a 1 euro e l'ho preso. Poi batterie stilo, ce ne sono 10, costa tipo 1,80 euro, quindi pochissimo, e durano parecchio. E poi ho preso questo accendigas con il coso flessibile, perché noi abbiamo praticamente il bottoncino del gas che funziona, però l'abbiamo diciamo tolto per come si cura per i bambini, ecco, poi ne arriva un'altra piccolina, quindi lo lasceremo così, e quando dobbiamo accendere il gas utilizziamo noi l'accendigas, quindi siamo più tranquilli così. Poi ho preso anche un balsamo per capelli, il sapone per i piatti e dolce sin fundo
ammorbidente felce azzurra che costava solo 1,99 euro, ce n'è 2 litri, quindi io ne ho super approfittato. Sapete, quando lo trovo a poco lo prendo sempre perché è il mio super preferito. Io vorrei tutto felce azzurra forever, felce azzurra forever. Se Felce Azzurra vuole fare una collaborazione sono ben predisposta, ma dubito. Quindi appunto ho speso 42 centesimi, vedete, meno 20 euro perché avevo la tessera piena di punti e quindi sono felicissima di non aver pagato nulla. Fantastico, fosse sempre così. E niente, quindi questa è tutta la spesona. Fatemi sapere se preferite il video così o più rapido, magari facendo vedere solo le cose sul tavolo. Io vi mando un bacione gigantesco e ci vediamo al prossimo video. Ciao!